Ciao a tutti, oggi preparerò con voi dei deliziosi spaghetti con zucchine e crema di fagioli, una ricetta semplicissima ma molto molto gustosa. Iniziamo subito! Per prima cosa bisogna far cuocere i fagioli, io utilizzo quelli secchi e li ho messi in ammollo ieri sera. Se utilizzate i precotti non c'è bisogno di fare questa operazione. Dicevo, bisogna far bollire i fagioli per almeno 30 minuti, io li faccio bollire nella pentola con l'acqua che utilizzerò dopo per cuocere la pasta. Ora tagliamo a cubetti le zucchine che ho già lavato, asciugato e spuntato. Ho tolto le estremità. I cubettini più o meno devono essere così, di queste dimensioni. Tagliate tutte le zucchine, ci spostiamo sui fornelli. Mettiamo in padella dell'olio extravergine di oliva. Aggiungiamo uno spicchietto d'aglio e lo facciamo dorare leggermente. Quando l'aglio sarà leggermente dorato, lo togliamo e mettiamo a soffriggere le zucchine. Fiamma media, facciamo cuocere per una decina di minuti, mescolando frequentemente per evitare che si cuociano troppo soltanto su un lato. Passata mezz'ora, con la schiumarola togliamo i fagioli e li trasferiamo nel bicchiere del mini primer. Se ne resta qualcuno nell'acqua non è un problema, lo utilizzeremo poi per decorare il piatto. Tolti i fagioli mettiamo il sale e mettiamo a cuocere gli spaghetti. Le zucchine sono leggermente dorate, non bisogna farle bruciare, per cui lasciamo a fiamma media ma aggiungiamo un mestolino di acqua di cottura della pasta e facciamo continuare a cuocere. Adesso nei fagioli mettiamo pizzico di sale, un po' di peperoncino piccante, filo d'olio ed un mestolo di acqua di cottura. Messo tutto, frulliamo. Perfetto, ci siamo. Mi raccomando, la cremina non deve essere densa, ma piuttosto liquida, visto che la pasta dovrà venire bella cremosa. Quando mancherà un minuto alla fine della cottura della pasta, la trasferiamo direttamente in padella, la uniamo alle zucchine e a fiamma dolce facciamo finire di cuocere e insaporire mescolando energicamente. Se il caso aggiungiamo un po' di acqua di cottura e quando la pasta sarà al dente mettiamo la crema di fagioli . A questo punto spegniamo la fiamma, mescoliamo bene, adesso posso impiattare per assaggiare con voi. Filo d'olio extravergine d'oliva, guardate che bella cremosa che è, assaggio con voi. Molto molto buona. Fate questi spaghetti con zucchine e crema di fagioli e fatemi sapere tramite i commenti che cosa ne pensate. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un gran bel like, condividetelo ed iscrivetevi al canale attivando la campanella per ricevere tutte le notifiche. Io per il momento vi saluto e come al solito vi auguro buon appetito!